Il Edoardo Bertazzi di Firenze. Un attimo solo, scusa. Tutte le cose che non riusciamo a dire stasera, scriviamole. Abbiamo un sito, abbiamo un giornale, scriviamole, ne abbiamo tantissime di cose, sono troppo importanti. Non possiamo dire tutte qui. Scriviamole e condividiamole. Grazie per l'opportunità. Grazie per... Io non sono abituato, Moreno. Dicevo, io mi chiamo Gerardo Bontempo, sono di Benevento, sono un artigiano autoriparatore, tesserato, ex tesserato CNA. Dico questo perché diciamo tempo fa abbiamo deciso con un gruppo importante di persone, di artigiani di Benevento, di uscire da questo sistema. Perché? Perché abbiamo capito che questi sistemi appartengono tutti, senza esclusione di nessuno, alle finanze speculative. Tutte. Per cui abbiamo deciso, dice, ma quando abbiamo tra noi, che parliamo diciamo, spesso, sempre, quando possiamo, dopo il lavoro, dopo le pause, insomma, quando il lavoro ci consente delle pause, e adesso dico, come facciamo? Stamattina io mi è rimasto impressa quello che diceva Grossi, insomma, quello che diceva che tutti gli individui hanno delle potenzialità eccezionali. Dico, ma noi, artigiani, che siamo una massa incredibile, siamo un popolo che hanno, i piccoli imprenditori hanno reso grande questa nazione, noi non riusciamo, ci dobbiamo aggregare, dobbiamo fare squadra, nonostante che noi siamo usciti fuori dal sistema, diciamo, di aggregazione di associazioni, noi abbiamo raggiunto, stando fuori, risultati eccezionali, perché quando uno dice le verità e le cose le dice con chiarezza e con volontà e ci mette l'impegno, così come dice la legge, così come diciamo è importante, con questo cosa voglio dire, che noi diciamo aderiremo a tutte le associazioni, a tutti quei gruppi che parlano, e io adesso ultimamente mi sono innamorato della Costituzione, seguo spessissimo la notte seguo spessissimo a Scardovelli, il quale insomma mi sto innamorando di questo personaggio, che dice delle cose con una chiarezza, con una semplicità, dove io diciamo di economia zero. Io vengo da una regione quale la Campania, che tutti insomma conoscete, fare impresa in Campania, al sud in particolare, non mi dico, insomma, no. Nonostante tutto sono arrivato insomma a una certa età dove, tra tante difficoltà, abbiamo raggiunto l'età della, diciamo, della pensione. Per la verità ho detto al Signore, tu mi devi consentire di arrivare fino a 110 anni, perché da questo momento io mi devo impegnare, che questa situazione, questo ci deve essere un cambiamento. Vi ringrazio. Faccio i saluti di tutti gli artigiani di Benevento. Grazie a Gerardo. Edoardo Bertazzi di Firenze. Bravo. Si prepari Gianna Dannuti di Forino. Allora, buonasera a tutti, bravissimi, siamo veramente forti. Volevo dirvi, qualcuno ha visto fra di voi il film Pianeta Verde di Colin Serropi? Alzi la mano, chi è che l'ha visto? Dice, ma bravo, perché se no io sono agricoltore, quindi, contadino, e sono orgoglioso di essere. La terra, quando si dice che non si può uscire, allora però si può uscire. Ho letto i due libri di Fabio Condivi,
conosciuto grazie a BioBlu, e sono fantastici, sono spiegati benissimo, in modo semplice, senza tanta matematica finanziaria, e dice a pagina 80 si può uscire dal fondo. Ovviamente è un problema poi che si deve, come dice, è chiaro che per percorrere una di queste strade è necessario il consenso democratico della maggioranza dei cittadini. In Italia però sono state raccolte più di 50.000 firme, ma ora invece dice, è tutto bene. Questo, poi guardate qua, noi è da 2000 anni, da 2000 anni, ecco qua, è da 2000 anni che ci si pensa noi uomo sopra e tutto sotto, e invece deve passare a ecologia, dove l'uomo è insieme a tutti gli altri esseri viventi, noi non siamo tutti noi, si tratta di ecologia. Gli alberi a Firenze hanno tagliato centinaia di alberi, 5G, e quindi saremo tutti mezzi malati, che hanno detto il mese di ricerca americana che farà male al cervello, e lo dicono anche l'istituto Ramazzini di Bologna con la dottoressa Belpoggi, bravissima anche lei, voi donne siete più intelligenti, questo il genere veramente. Quindi si deve amare gli alberi e non tagliarli, ma ancora a Firenze il sindaco Nardini dice ogni bambino nato se ne pianta uno. Altri che piantare, che un albero è piantato, ci vuole almeno 20 anni prima che cresca, quindi no tagli gli alberi. E poi l'altra cosa, ecco, sulla transizione, ma quando si diceva se c'è un capo, l'ultimo politico è eliminare questo capitalismo neoliberista e le borse, cioè alle borse, chi ti controlla? Sono gente che è senza cuore, senza sentimenti, perché fanno speculazioni e fanno morire di fame tutta l'Africa, il Sud America. Non si può andare avanti così. Se guardate BioBlu, lo ha detto, il sistema occidentale si sta consumando una quantità di merce come se fossimo 6 pianeta Terra. Noi siamo solo un, quindi è un mondo insostenibile. Bisogna per forza cambiare il sistema. E chi è che deve? Siamo noi che deve iniziare. Quindi, scusate ancora, devo leggere. Quanto tempo ho ancora? Sulla transizione 3, benvenuti. Ecco, dice la resilienza non è un termine molto conosciuto, che esprime una caratteristica tipica dei sistemi naturali. È la capacità di un certo sistema, di una certa specie, di una certa organizzazione di adattarsi ai cambiamenti, quindi anche traumatici, che provengono dall'esterno senza degenerare una sorta di flessibilità rispetto alle sollecitazioni. Ora, i progetti della transizione mirano invece a creare comunità libere dalla dipendenza dal petrolio, si potrebbe andare già senza, ma invece questi banchieri insieme ai petrolieri, insieme alle corporation, ci vogliono far usare ancora per un secolo. Quindi senza il petrolio e fortemente resilienti attraverso la ripianificazione energetica e la rilocalizzazione delle risorse di base della comunità, quindi produzione di cibo e dei beni. Quindi dovremo, l'ultima slide che ho scritto ieri sera al computer, ultima slide, tutti noi esseri umani consapevoli dobbiamo contrastare e boicottare il capitalismo neoliberista che mette il profitto e l'energia sopra l'essere umano con azioni intelligenti, consapevoli e determinate. Sono tre. Prima, non comprare più le merci prodotti dalle loro multinazionali, più anche se si va al mercato, non comprare. Due, bere acqua dal rubinetto e o dalle fontanelle con l'aria. In Toscana abbiamo tutte queste fontanelle, non comprando più acqua nelle bottigliette di plastica, usate queste, ora le vendono, il comune a Prato ce le regala in biblioteca. E tre, scegliere i cibi di stagione, merci dei territori comunali, regionali e nazionali. Che verdura e frutta, meglio gli orti personali, condominiali e di quartiere. Ci sono gli orti, guarda, 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 gu
pensare globale, agire locale, anche questo think global, do local, poi più per comunità e meno società, questa la dice Trenism in tedesco. E quindi dice Inesio, ma sì, certo, e attuare le 5 R, siccome io sono anche attivista di Zero Waste, che in Toscana abbiamo il grande Rossano Ercolini, che ha vinto il premio Goldman Prize in California, e sono ridurre, riciclare, recuperare, riutilizzare e l'ultima, ripensare gli oggetti. E quindi già non si fanno le cose in legno, si fanno le cose che creazione, quindi sempre avanti così. Ah, è una bellissima cosa, perché io in questi anni sono stato anche dentro i comitati contro l'aeroporto che volevano fare nella nostra bella Firenze, nella storia, che abbiamo già un aeroporto che atterra, ma vorrebbero fare uno in cui ci atterrano i Boeing, e abbiamo sentito dagli incontri che Firenze è un museo a cielo aperto, se ci fosse il vento e tanto vento, questi Boeing non possono atterrare e sono costretti a girare, e quando girano da a fuori esce il cherosene sono sempre nanopolveri, e le nanopolveri, se si fanno, è il cancro, il grande Stefano Montanari e la Datti, due grandi ricercatori che sono e quindi tutto di tutto, e siamo riusciti anche a fermare l'inceneritore, anche dice Renzi, un ignorato Renzino, ignorante, cioè, gli inceneritori hanno i filtri, no? I filtri passano sempre queste nanopolveri. E quindi siamo riusciti per ora a fermarli. E qui c'è la mamma, si è detto il slogan: senza la gente non si decide niente. Grazie. Ciao, Dante Polino, che vorrà la Federica di Roma. Vi prego di essere tutti nei tempi, perché vorremmo che tutti potessero avere questo diritto. Allora, dopo Jonathan Federico Giovanni. Jonathan, vai. Allora, buonasera a tutti, io vengo da Foligno, mi chiamo Jonathan Uti e sono uno di quei laureati che... Silenzio per favore. Come dicevamo prima, è dovuto andare via dall'Italia perché il lavoro non ce n'era. Mi sono laureato proprio qua, a Perugia, ho fatto il master proprio qua dietro, ironia della sorte, proprio al CNR qua dietro. E sono dovuto andare via a fare i lavapiatti in Inghilterra per un annetto. E poi sono... per varie vicissitudini ho cambiato vari lavori, ho girato molto, sono stato in Egitto, sono stato negli Emirati Arabi 5 anni, quindi ho avuto modo di conoscere un po' il mondo. Facevo un lavoro, silenzio per favore, ragazzi di me citava gli aerei, io conosco bene Firenze perché ci ho lavorato negli aerei, conosco bene le problematicità di Firenze, ho fatto l'assistente di volo, quindi ho volato un po' tutto il mondo. E quando guardavo l'Italia da fuori, mi sforzavo di capirla, non riuscivo mai a capire quale fosse il problema dell'Italia. Cioè, mi interrogavo, leggevo giornali online, ho una formazione politica, non riuscivo a capire il problema. E i sovranisti li vedevo al pari dei fascisti. Cioè, secondo me questo è una cosa su cui dobbiamo insistere tanto, perché la gente ci pensa fascisti. Io ho amici in Umbria che ci pensano fascisti, e non è vero. Noi dobbiamo essere un movimento prima di tutto trasversale, dobbiamo andare a prendere i cattolici, la gente di estrema sinistra, di destra, parlare con tutti, perché abbiamo la Costituzione come fondamento che interessa a tutti. Quindi è fondamentale. Siamo tutti italiani. Poi volevo dire un'altra cosa, io mi sono avvicinato a questo movimento grazie a un video fondamentale. L'ho detto anche di persona, il video di Grossi sul furto del debito pubblico, che per me è stato illuminante. Poi mi sono visto tutti i video sul video blu, Barra Caraccio mi ha fatto emozionare, ho quasi pianto. Cioè io finalmente ho trovato delle soluzioni che mi sto sforzando di passare alle persone. Secondo me è importante, dal mio punto di vista, quando comunichiamo a tutti, a più gente possibile, cercando anche di adottare un approccio positivo. C'era un signore che tra i primi interventi ha insistito molto su questa cosa, dobbiamo essere positivi, non dobbiamo soltanto dire ciò che è negativo nell'Unione Europea, ma cercare di essere positivi e costruttivi. E in questo Scardovelli ha un linguaggio secondo me perfetto, perché lui insiste molto sulla semplicità e sul far passare il messaggio a tutti. Quindi dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione. Lino Gaglioni dice la stessa cosa, i giovani di oggi vanno coinvolti. Come
facciamo a coinvolgerli? Lavoriamo molto sulla comunicazione. Ultima cosa, io sono un elettore volatile, ho votato a destra, a sinistra, a centro, mi sono astenuto per anni, ho votato 5 Stelle per 5 anni, ci ho creduto, finché non hanno fatto sto strappo e mi sono messo da una parte quasi sconvolto. I 5 Stelle sono Grillo. I 5 Stelle, secondo me, hanno fatto una battaglia antisistemica sfruttando al meglio la comunicazione. Poi sono diventati sistema, ma una volta erano antisistema. E hanno fatto una battaglia insistendo sulla comunicazione, in particolar modo sulla semplicità e sulla comicità. Ragazzi, cerchiamo di non essere pessimisti, ma essere costruttivi, semplici, preparati, ma anche coinvolgere emotivamente, perché la risata è potente. Il signore di Pistoia, che aveva i numeri, ha fatto un intervento prima, fantastico, ci ha fatto ridere tutti, ha parlato delle sardine, ci ha fatto ridere e poi ha trasmesso un contenuto in maniera eccellente, secondo me. Dobbiamo trovare questa forma di comunicazione che coinvolga e che diventi virale, perché la risata è importante, senza scomodare, vorrei scomodare il teatro tragico di Pirandello, non so quanto tempo è. Ho finito. Ultima cosa, io adoro Michael Moore, non so chi lo conosce, lui fa tragedia, tragicomico, cioè parla dei problemi dell'America in un'ottica anche così, cioè ti fa ridere. Vorrei anche riuscire, e questa è una proposta che voglio fare al comitato, sondare il terreno, cercare di capire se ci sono persone che appoggiano i nostri temi, che hanno capacità comunicative di far, cioè trasmettere il messaggio e allo stesso tempo far ridere, perché per diventare virali e rompere questa cortina dei mass media che ci impedisce di andare, di diventare pubblici, dobbiamo anche riuscire a essere gradevoli e far ridere, dare un input, e a questo input poi far passare il messaggio fondamentale, quello principale, che poi è corposo. Noi tutti qua abbiamo, tutti quanti avete fatto interventi belli, corposi, e condivido tantissimo, però là fuori c'è gente che non ci vuole stare a ascoltare, non ha tempo ed è un po' monopolizzata dai mass media. Tutto qua. Grazie Jonathan. Però dal momento che sono stati citati diversi amici, io li voglio salutare specialmente a nome nostro, ma penso e spero tutta la sala. Mauro Scardovelli in modo particolare, che no, ci ha dato una mano molto importante della manifestazione per il successo del 12. È stato citato un amico di Fanno Baragaracciolo, che è sicuramente uno degli elementi più brillanti come costituzionalista e non solo, anche come economista. Però io voglio dire anche di Marco Cuzzi, voglio anche parlare di Diego Fusaro, che è un amico pure lui, al di là di Vox e contro Vox, no? Facciamo un applauso a tutti quanti. Mazzarello abbiamo già salutato e ricordato, perché noi ci assumiamo la massima unità, però ci teniamo questa unità pratica nel fare le cose, nel costruire l'opposizione sociale e non solamente nella convegnistica. Prego. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Qui ormai volge al termine, ho sentito tutti i vostri interventi, tutti molto, gli spunti molto interessanti. Cercherò semplicemente di dire poche cose, magari che non sono state ancora dette. Allora, comincio con il concetto di sovranità, che la sovranità non si chiede a nessuno, non si ottiene da nessuno e si esercita. Quello che stiamo facendo qua è proprio esercitare il nostro, la nostra esistenza, quindi la nostra sovranità. Allora, su questo mi voglio riagganciare, dopo questo concetto, al discorso dell'aggregazione. Noi ci stiamo rendendo, penso, conto un po' tutti che ci stiamo un po' parcellizzando, quindi un grosso lavoro andrà fatto successivamente alle coagulazioni territoriali, cioè la organizzazione anche dei diversi gruppi, Vox e quant'altro. Perché io ho notato, è stato citato Scardovelli, che c'è sempre in qualche modo una serpeggiante, come possiamo dire, individualismo, no? Che poi ci porta a divisioni. Quindi dobbiamo andare oltre, riuscire ad andare oltre le nostre, diciamo, sensazioni egoistiche, le nostre, diciamo, protagonismi, per trovare appunto in battaglie comuni una, diciamo, un terreno su cui unirci. Perché, come diceva Guido Grossi, la vera differenza dell'organizzazione, un organismo
è organizzato perfettamente con le sue cellule, con i suoi microorganismi, con il suo microbiota che lavora all'unisono. Quindi tutti quanti lavorano per un fine comune e così funziona. Non funziona, si sta in disbiosi, si sta nella malattia, eccetera. Allora, recentemente ci sono stati degli eventi sociali riguardo i vaccini di persone che si sono organizzate per esercitare una cosa molto simile alla sovranità, che è il libero arbitrio. Perché manifestare e esigere alla fine tutta una serie di istanze, insomma, comunque sia, prendersi la responsabilità, quest'altra parola conosciuta in questa società, la responsabilità è l'unica cosa che ci fa, che ci consente di esercitare il nostro libero arbitrio. Allora, tutti, associazioni come siamo, in vario medico, no? Insomma, gente che ha affrontato questa situazione di dire che faccio, vaccino mio figlio, non lo fa, è andato contro tutto e tutti. Quindi già sta esercitando la sua, il suo libero arbitrio. La sovranità non è nient'altro che il libero arbitrio della collettività, nient'altro. Quindi bisogna organizzarsi per attuare il nostro libero arbitrio come popolo. Questa è la sovranità, nient'altro. E l'ultima cosa che volevo dire è sul discorso del contro. Allora, se da una parte è vitale, sarebbe da sciocchi pensare che non abbiamo degli avversari, perché ci sono degli avversari, potremmo dire che abbiamo anche degli avversari al nostro interno, ma questo è un discorso forse più psicologico, ma voglio fissarmi sul concetto del scontro, cioè non ci focalizziamo soltanto sulla nostra identità attraverso il contro. Noi dobbiamo capire che cosa vogliamo, dobbiamo capire come vogliamo relazionarci con il prossimo, dobbiamo capire che la cooperazione, la collaborazione sono un modello vincente rispetto a quello al neoliberismo. Il neoliberismo è perdente perché ognuno fa i cavoli suoi per il proprio egoismo. Chi diceva che la cosa più semplice, più economica, ma chi se ne frega dell'economia? A noi ci interessano i valori, la moneta, ma la moneta, attenzione, è un mezzo, poi dobbiamo riempirlo, questo mezzo, di un valore. Quali sono i valori? Io prima ho sentito un intervento di una, come si chiama, una signora che parlava dell'ambiente, forse è andata via. Lei ha perfettamente ragione, quello è uno di quei valori. La felicità è un valore, cioè vogliamo avere tutti quanti il televisore 55 pollici e poi non avere rapporti sociali, perché questo sta succedendo. Allora, la moneta è un mezzo per raggiungere un fine, che non è quello del PIL, ma è qualcosa di diverso. Anche qui dobbiamo trovare una bussola che è diversa dal PIL. Basta con questa storia della crescita economica, ma chi se ne importa? Qui bisogna ragionare in termini di crescita, di felicità, di crescita umana, di relazioni sociali. E chiudo insomma con la considerazione anche io che bisogna essere molto molto chiari sui nostri intenti. I nostri intenti assolutamente fuori dall'euro inteso come moneta, assolutamente fuori da questa gabbia che ci decide per noi altri. Quindi non ci può essere sovranità senza una moneta sovrana, questo abbiamo capito tutti, penso, insomma, c'è bisogno di ribadirlo. Dentro un'Europa fatta di popoli, chi diceva che non è che ci può, cioè Grimaldi prima ha fatto un intervento che condivido, cioè non è che esiste la sovranità anche dell'altro, perché il nostro libero arbitrio si manifesta attraverso il libero arbitrio dell'altro. Questa è la sovranità, ragazzi, signori. Quindi, finito. Concludo. Fuori dall'euro, dentro la nuova di popolo. Grazie. Grazie.